Questi calcoli e questo grafico spiegano perfettamente l'irreversibilità statistica. Qual è la probabilità che un sistema, un gas fatto di 100 sole particelle, 100 è un numero piccolissimo, perché nella realtà si parla di numeri di Avogadro, 10 alla 20, 10 alla 23, 10 alla 25, anche più. Comunque, anche solo con 100 particelle, qual è la probabilità che il sistema, partendo da una situazione ordinata dove tutte le particelle stanno soltanto in una metà del contenitore, possa riuscire a mantenere quella situazione ordinata? Praticamente nessuna, perché la situazione ordinata si realizza in un modo su 10 alla 29. Quindi, per colpa degli urti completamente casuali e scorrelati, e il grande numero. 100 è un numero piccolo, però già sufficiente, grande numero delle particelle. Grazie a queste due cose possiamo stare sicuri che il sistema si troverà sempre intorno a un qualche macrostato abbastanza disordinato. E la probabilità che per puro caso ritorni in uno dei due macrostati perfettamente ordinati all'estremità, o anche che ritorni in un macrostato tipo il 10-90 o il 90-10, ecco, questa probabilità è praticamente nulla, visti i grandi numeri in gioco. Questo spiega perché l'ordine non si potrà mai creare spontaneamente dal disordine. Il disordine è destinato a rimanere disordinato. Viceversa, partendo da una situazione ordinata, si andrà inevitabilmente verso, una situazione disordinata. Questo naturalmente vale per i sistemi isolati, come può essere l'insieme delle 100 palline o particelle in un contenitore. Dall'ordine si forma spontaneamente il disordine, dal disordine non si forma mai spontaneamente l'ordine, anche se in teoria esiste una minuscola probabilità che questo accada, i numeri stanno lì a dirci che questo non è possibile, e non è possibile già con 100 particelle sole, figuriamoci con 10 alla 23, per esempio.